Voci.fm, il sito delle voci. Partner, Voxil Voce Gola, tutta l'energia della tua voce. Voxil.it. Su Voci.fm, Angelo Maggi, bentornato, non benvenuto, bentornato Angelo. Ciao Patrizia, grazie, sono ormai un afficionado. Siamo felicissimi e orgogliosi di questo. Grazie. Senti, possiamo dire, tanto per introdurre l'intervista, che la tua ultima fatica è stata Robert Downey Jr., non solo, anzi non più come Tony Stark, perché purtroppo in Iron Man sappiamo com'è andata. È andata male. Purtroppo è andata male. È andata malissimo. Mi è rimasto, vedi? Ti consoli così. Ciao Iron Man. Allora, alla prossima. È andata a fine, purtroppo, con Endgame, finita un'avventura di 11 anni. Bella, però finiscono come tutte le cose, insomma. Però ecco, non è finita la mia storia vocale insieme a Robert Downey Jr. Assolutamente. Infatti stavo per dirti che è appena sbarcato su Sky prima fila, tra l'altro, Doolittle. Quindi mi dai la notizia, tu non lo sapevo. Sì, che è uscito, poi è uscito a fine gennaio, quindi pochissimo, non sono neanche tre mesi e mezzo, quant'è? Tre mesi e mezzo, neanche quattro mesi? Sì, probabilmente sì, non è. Senti, tantissimo. Ti sei divertito a parlare con gli animali? Sì. No, tra la cosa più divertente sono stati degli spot che abbiamo fatto pubblicitari, no? In cui lui si divertiva proprio a fare questi sketch. Con tutti gli animali, con tutte le voci degli animali, parlava con tutti gli animali, perché poi il film in realtà non è così divertente. Infatti molti hanno, insomma, a molti non è piaciuto il film, perché non è, probabilmente perché ricordavano il dottor Doolittle di Murphy, che era un film comico, mentre questo invece era un film iconografico, proprio letterario, dell'opera Doolittle, il dottor Doolittle. Quindi, è un film non comico, insomma, sì, divertente, brillante, ma insomma, quindi forse la gente si aspettava una cosa diversa, probabilmente, non lo so. Per quanto può contare, mi è piaciuto, anche perché io amo gli animali e quindi cioè, proprio sognerei di poter comunicare con loro come fa Doolittle, come hai fatto tu prestandogli la tua voce. Senti Angelo, siete tornati in sala di doppiaggio dopo questo lockdown? Io credo di essere stato uno degli ultimi attori a tornare in sala. Sì, in realtà sono ripreso il doppiaggio da più o meno due o tre settimane. E io invece dalla settimana scorsa ho aspettato un po' di più per voler essere un po' più sicuro, insomma. E però mi mancava tantissimo, e ho ricominciato con le serie televisive, ovviamente, perché il cinema è fermo. Abbiamo proprio, quando si è interrotto, stavamo per andare in sala con il film Greyhound con Tom Hanks della Warner, ed è stato finito lì, insomma, non è stato ripiazzato, perché il cinema anche nel doppiaggio è abbastanza fermo, perché chiuse le sale cinematografiche, è un po' inutile, insomma, doppiare, insomma, qualcosa si fa, ma non moltissimo da quello che so io no. Io ho riniziato con le serie televisive, ho riniziato con la mia amata NCIS, la 17ª stagione, con The Blacklist, la 7ª, e Doctor Who, anche lì la 12ª, insomma. Stai lavorando proprio in questi giorni. Lunedì scorso, lo sto lavorando in questi giorni, anche stamattina ho fatto The Blacklist, che finiremo la stagione dopodomani. Tra l'altro ho saputo che l'ultimo episodio, sono 19 della 7ª stagione, non più 20, non saranno 22 o 24, ma 19. Proprio perché non hanno finito James Spader, e comunque la produzione sono rimasti fermi per il coronavirus, e quindi si è interrotta proprio la produzione. E ho saputo che in questo ultimo episodio, che andrò a doppiare dopodomani,
finirà, cioè mezzo episodio con gli attori e mezzo con dei cartoni. Sono cartoni, cartoni. No, veramente, con dei cartonati. Sì, è una cosa che non mi è mai successa questa, sarà una grossa novità, insomma. Cioè, ma con dei cartonati, scusa, mi incuriosisce questa cosa, oppure con delle cose disegnate? Animati, ah, ecco, cartoni animati. Animazione, sì, da quello che non l'ho visto, mi hanno detto. Che buffa cosa. Buffa cosa, però per finire proprio l'episodio, perché avevano interrotto un episodio a metà, fai conto, capito? L'ultimo episodio, il 19esimo, avevano interrotto a metà, allora per concludere hanno fatto l'animazione degli attori, insomma, dei personaggi, capito? Pensate, quindi anche lavoro in più, insomma. Senti, altre cose che un'altra cosa che aspettiamo invece tutti con trepidazione è il doppio attore. Che è successo? Quando lo rivedremo? No, non è successo niente, è successo che la quinta stagione è andata in scena quest'anno, ce l'ho fatta, nonostante il maledetto virus, ce l'ho fatta. Siamo andati a ottobre a Milano, abbiamo fatto una settimana a Milano. In questa stagione è andato molto bene, era la prima volta che sbarcavo a Milano. È piaciuto tantissimo, abbiamo avuto una settimana al Teatro Delfino di esaurito, tanto che insomma sicuramente torneremo la prossima stagione a Milano, già è stato deciso, e ci faranno fare anche una piccola tournée in Lombardia, sempre aspettando di vedere quello che succederà, ma insomma parliamo di febbraio-marzo 2021, quindi tornerò... un attimo proprio, domani proprio. È proprio uno sputo. E niente, quindi tornerà anche a Roma, però la sesta stagione sicuramente in Lombardia, ma sicuramente ci sarà anche a Roma, sempre che i teatri riaprano. Certo, siamo così. E speriamo nel mio spazio, perché spero proprio di inaugurare un mio spazio a Roma. Ecco, parliamo di questo, che è un bellissimo progetto, mi accennavi, no? Uno spazio tutto tuo, ma poi alla fine un po' di tutti, no? Perché ci saranno un sacco di cose, un sacco di possibilità. Ci racconti un po' di cosa si tratta? Allora, vi racconto a voci, in esclusiva. No, in esclusiva, ma quasi, perché ci siamo interrotti, ovviamente, cioè il virus ci ha interrotto, abbiamo iniziato i lavori del cantiere, perché c'è un importante cantiere, perché è uno spazio abbandonato da più di 20 anni, e quindi abbiamo trovato in condizioni veramente pietose, e quindi una prima opera è stata quella di bonificare, quindi di sgombero, e quella l'abbiamo quasi terminata, è durata un mese più o meno, e ci siamo fermati proprio a metà febbraio. E adesso, dopo tutto quello che è successo, ci dovremo riconfrontare un po' con la proprietà, capire un po' di cose, perché c'è un grande investimento che si sta facendo, e quindi bisognerà un po' capire, riquadrare un po' tutte le cose. La proprietà ci dovrà un po' ascoltare, diciamo, quindi... Però possiamo dire che il progetto, insomma, da quel poco che mi avevi accennato, insomma, ambizioso, no? Pensi che riuscirai a portarlo in porto? Mi parlavi di un teatro, di una sala di doppiaggio. Sì, dovrebbe essere un po' uno spazio multimediale, okay, con il cinema. Ci vorrei rifare il Cineforum di una volta, e quindi ricreare sicuramente stagione teatrale con nomi importanti. Insomma, già ho avuto tanti contatti di amici che verranno, dovrebbero venire. Io ti ripeto, non so se parlare che tempo del verbo usare, questa è la cosa che un po' mi cosa... Usiamo il futuro, che è la certezza, non usiamo il condizionale, siamo fiduciosi, dai. Verranno tanti amici in due sale, dovrebbero partire due sale, poi il cinema nella sala grande, dovrebbe essere una sera a settimana il Cineforum. Insomma, progetti ambiziosi, una sala da tè con hotel letterari, concerti, presentazione di libri, eventi, insomma, uno spazio che dovrebbe vivere tutto il giorno, tutta la settimana, per far riqualificare un po' anche la cultura nello spazio nel quartiere Prati, che è un po' assente, insomma, in questi ultimi anni. Infatti, parlando con la gente del posto, con chi frequentava, che si è affacciato così, erano tutti molto, molto curiosi. Dice: ma che bello il cinema Labirinto, che rinasce dopo 25 anni. Dico: sì, sarà un teatro, non un cinema, insomma, anche, ma insomma, sarà soprattutto un teatro. Mi avevi accennato anche a un nome, non so se si può dire o se pensi che porta male. Stiamo zitti, tacciamo. Stiamo zitti. Ci tacciamo.
Senti, però ci sarà come tuo solito, perché tu sei sempre molto attento alle giovani leve, ci sarà, insomma, Sì. quando tutto si aprirà, ci sarà anche uno spazio dedicato ai giovani, c'è un'accademia? Sì, ci sarà un'accademia, questa sarà il fiore all'occhiello, insomma la cosa che più mi preme, più importante, quella a cui tengo di più ovviamente. Un'accademia importante per giovani attori, faremo le audizioni, le selezioni importanti perché vorrei che fosse di qualità questa accademia, quindi sicuramente verranno proposte da tutta Italia. E come sono stati un po' i ragazzi giovani che sono venuti nel contest del mio doppiatore l'anno scorso al Teatro Belli, abbiamo fatto il contest e sono venute centinaia di richieste, insomma sicuramente ci saranno anche per questa accademia dove avremo molti insegnanti importanti, insomma che faranno parte del corpo docente o sicuramente verranno a fare dei master come minimo, nomi spero importanti insomma di avere all'interno del corpo docente. Un'accademia per giovani attori, giovani, io ripeto giovani perché voglio mettere un limite di età. Giovani, di solito quando guardi gli annunci di lavoro è under 35, non so che No, cosa intendi per giovani, saranno ancora più molto più under. giovani. Sì, beh, insomma, diciamo i limiti di età che ci sono un po' in tutte le scuole e accademie più importanti, dal Piccolo di Milano all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, insomma, che hanno delle limiti di età di 24-25 anni, insomma, questi sono, quindi devono essere giovani molto determinati, con una piccola esperienza già, perché dovranno superare delle qualificazioni, delle audizioni, quindi devono essere già un po' preparati. I giovani aspiranti attori, insomma, del domani. Questo vorremmo fare, insomma, preparare a tutto tondo in tutto quello che fa parte del mestiere dell'attore, quindi dalla danza, la musica, E anche al doppiaggio? teatro, ovviamente, teatro, doppiaggio e acting camera, quindi casting, un po' tutto, cioè tutto, cosa che in Italia adesso non esiste una cosa del genere, perché tutte le accademie, le scuole che ci sono limitate, si limitano a essere molto settoriali, capito? Non so, Sì, monografiche, diciamo. l'Accademia d'Arte Drammatica Patrizia Silvio D'Amico non insegnano doppiaggio, per esempio. Quindi queste sono cose un po' anomale. Infatti, gli attori che escono da lì poi vengono a iniziare il doppiaggio perché prima o poi un attore arriva, ci arriva in qualche maniera, ma senza una formazione. Quindi questo non è corretto, non è giusto. E vorremmo evitare questa cosa, insomma, quindi se la Certo. creiamo sarà a tutto tondo, insomma, questa accademia. Chiudiamo con due piccole curiosità, poi ti lascio andare perché lo so che hai ripreso e sei indaffaratissimo. Parlando proprio di giovani, e parlando proprio così, fuori dai denti, che futuro pensi che abbiano i giovani doppiatori o attori doppiatori oggi? Ma è un domandone questo qui, eh? Solo domandoni sai fare tu. No, poi te ne faccio una più leggera. Ma guarda, potrebbe, da questa pandemia potrebbe rinascere un futuro importante. Io ne sono convinto di questo. Bisognerà capire che tempi ci saranno. Giovani determinati che vogliono studiare, che si vogliono preparare, io ne ho conosciuti, ne sto conoscendo tantissimi. Determinati, voglia di studiare, anche umili, eccetera. Certamente, quello che è certo è che il doppiaggio oggi non ti permette più di avere un approccio come poteva essere una volta, entrare in tutte le sale, capire un po' come funziona, vedere come si lavora, eccetera. Oggi, Eh sì, sono chiuse, sì. a parte con la pandemia che c'è, naturalmente molto più attenzione in questo momento, ma anche prima della pandemia si sono chiuse molto, insomma, anche giustamente, se vogliamo, Sì, è perché finito un po' quell'assistere, no? Vado ad assistere così imparo, non si può fare più. Entrava chiunque, veramente un po' Sì. troppo era. Adesso è un po' troppo restrittivo, se vogliamo. Sia ad assistere che poi assistere senza una formazione importante lascia il tempo che trova, capito? Perché io ho conosciuto tantissime persone che sono venute ad assistere, tanti attori negli anni passati che venivano in sala ad assistere e poi si sono persi, Certo. hanno capito che il mestiere è molto difficile, ci vuole una formazione con uno studio, insegnanti importanti e poi sì, magari un approccio in sala per fare seguire qualche lavorazione e poi cominciare a lavorare, perché poi è molto meritocratico questo. Lo sai che il doppiaggio è molto meritocratico, fortunatamente è
forse il più meritocratico diciamo delle specializzazioni dell'attore, insomma, come mondo. E quindi se non hai una preparazione sufficiente, importante, sarai fatto fuori lentamente. Come invece chi ha una formazione ma un carattere un po' magari non molto forte, prima o poi arriva. Cioè, se il talento c'è, puoi arrivare un po' più tardi, ecco, quello può succedere, però alla fine arrivi. Ecco, okay. Su questo sono. Questo è molto incoraggiante. Allora, adesso una cosa leggera, perché hai detto che faccio troppe domandone, una cosa leggera e chiudiamo. Allora, se ci puoi dare, vabbè, la mia curiosità è: ma quando voi doppiatori andate a doppiare le serie, soprattutto quelle che ne so, che hanno una storia, che come si chiama, un filo conduttore, no? Per dire, ma vi fanno firmare qualche cosa di. Qualche contratto di riservatezza, cioè se io ti chiedo dacci una chicca di Blacklist o di NCIS, qualcosa che succederà nelle prossime puntate che ci puoi dire in anteprima, ce le puoi dire oppure hai finito di lavorare? Ma no, dai, non si firma niente, non c'è una, dice no, devi firmare qua perché sennò le cose non si deve però sapere. Però vi dicono di non dire. Che il commissario Winchester muore, sì, ti do questa chicca, il Winchester muore tragicamente con un babà che gli si rimane qua dentro e muore soffocato. Io. Va a fare compagnia a Junior. No, ma no, non si firma nulla. È una deontologia, no? Una deontologia mia professionale che non. Siete bravi da voi, non ci riveli niente. Di Blacklist no, non vi rivelo niente. È sempre una serie. Tu sei appassionata da quello che ho capito. Guarda, sì, ho seguito un po'. Ma devo dire che anch'io mi ci sto appassionando. All'inizio, la prima stagione è veramente stata molto particolare, bellissima. Poi dopo si era un po' persa. Adesso si sta come molte serie che si banalizzano, diciamo. Anche questa si era un po' persa, adesso ha un po' ricominciato, devo dire, ad essere gli episodi stanno mettendo chi scrive le storie si è un po' ripresa. Mi sembra abbastanza ancora una serie interessante, insomma, a me non dispiace vedendola, doppiandola, perché poi certo. Non le vedo le serie che doppio, insomma, raramente. Ecco, non ti risenti, non ti capita di sentirti stato bravo, qui che figo, no, qui perché potevo fare meglio, non succede. No, casomai se mi sentissi, anzi, mi sparerei, perché sicuramente andrei a vedere un sacco di cose che ho sbagliato, difetti, cose. No, i film che faccio al cinema, sì, quelli, i film per il cinema, quelli li vado a vedere o in sala, oppure me li vedo quando escono in televisione, ma le serie difficilmente, perché poi basta, le già doppiate, già sei lunghe. Tutto. Sì, non vedi tutto il film, cioè, però bene o male non ne puoi più, insomma, a un certo punto. Capito, sia NCIS che i Simpson, no, non ne parliamo, Blacklist, adesso Doctor Who, pure sono entrato in Doctor Who da un paio d'anni, che vedo che è molto amata Doctor Who, e io non la conoscevo, non la seguivo, invece è molto molto amata, mi rendo conto. Per cui no, insomma, non si rivela, non vi dico niente. Non ci dici niente. Vabbè, fa niente, se dice Roma, non fa niente. Angelo, ti lascio andare, grazie anzi del tuo tempo. Figurati, Patrizia, grazie a te e a tutti gli ascoltatori di Voci. Mi raccomando, seguite Voci, e ve lo dice un genio, miliardario, playboy, filantropo, ahimè, defunto. Sai, Angelo, che adesso ci sdoppiamo? Voci.fm, voci.net. E questo che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che voci.fm sarà un po' più informazione, un po' più testata, voci.net sarà più dedicata ad aggregare le voci, gli speaker, i doppiatori, sarà più un contenitore e una via di mezzo che mette in contatto chi cerca una voce e chi lavora con la voce. Però siamo sempre noi. Società di servizio, una specie di sì. Una specie quindi, di società di servizio. Sì, beh, quello che è adesso voci.fm lo diventerà ancora di più, mentre voci che diventerà appunto voci.net, net come network, come aggregazione, sì, mentre sì. Voci.fm diventerà più testata.
diventerà più Perfetto. informazione E con le video io... interviste, le notizie, eccetera. E tu ci sarai sempre perché tanto Beh, sei dei nostri. comunque verrete, Patrizia, verrai tu a, insomma, quando debutterò col mio doppiatore sesta stagione, la prossima stagione, non si sa in che mese perché dobbiamo capire le riaperture dei teatri, però ci sarà una sesta stagione, quindi consecutiva, e parliamo di sesta stagione sempre consecutiva. E poi sto adesso brigando con un nuovo impresario che ho di portarlo in tournée in tutta Italia, quindi spero proprio di sì, che si Beh, realizzi certo che verrò, ci questo è un mancherebbe. mio. Oh, mi raccomando, in studio di doppiaggio andate sempre con le precauzioni, ancora. Disinfettante, Ahimè sì, e questa è la vabbè, nota. mascherina, poi a un certo punto si Questa toglie. è la nota dolente perché ci sono, gli studi sono tutti molto attrezzati, devo dire, sono dei canoni di sicurezza molto molto precisi, su questo non ci piove, ho constatato io in questi 8 giorni che ho ripreso. La cosa, diciamo, triste è il fatto psicologico di non poter abbracciare o parlare a lungo con amici, colleghi, amici, perché siamo una grande famiglia, ci si incontra, si un saluto fugace, e questa è la cosa che mi pesa un po', insomma, non è bella, insomma, Passerà, però passerà. purtroppo non si può fare. Quindi lavoriamo però non con quella, Lo diciamo, spirito allegro, spirito diciamo. allegro, gioia di vedersi, di scambiarci cose. Poi, per carità, la professionalità in sala di doppiaggio è quella, insomma, quindi non, il pubblico non noterà nulla in tutto questo. È che quando si esce poi fuori dalla sala, ci si abbiocca. Va bene. Un saluto a Voci FM da Angelo Maggi. Chi lavora con la voce è su voci.fm. Partner, Voxil Voce Gola, tutta l'energia della tua voce. Voxil.it.